Capracotta prova lentamente a tornare alla normalità nonostante la delicatezza del periodo storico. E così domenica si sono disputate le prime gare agonistiche dell'anno con le competizioni regionali di sci di fondo a Prato Gentile, che hanno visto la partecipazione di categorie under 12, under 14, under 16, under 18 e poi senior e master appartenenti a 6 sci club di 3 comitati regionali. Nonostante il vento contrario e la scarsa visibilità per la nevicata in corso, la gara è stata comunque un successo perché lo sport ha finalmente vinto sul Covid. Riparte anche Prato Gentile, ovviamente lo dico con tutta la prudenza che il caso richiede, perché siamo ancora nel pieno della pandemia, però insomma qualche segnale c'è, dobbiamo piano piano riabituarci ad una vita normale. Oggi è una bella giornata di neve, voglio dire, quindi c'è una nevicata in corso che comunque dà anche l'idea, insomma, di quello che è la montagna in diretta in qualche modo. C'è stata questa prima gara ed è foriera di cose buone perché stiamo nella parte finale, diciamo, di tutto l'iter burocratico relativo alla realizzazione delle opere che daranno a Prato Gentile, alle nostre piste di fondo, il titolo di centro federale per lo sci di fondo. Saremo praticamente il centro federale più a sud d'Italia, dell'Appennino, e Capracotta potrà tornare ad essere protagonista e punto di riferimento dell'intero Appennino per lo sci di fondo. Dopo 3 anni di chiusura sono tornati in funzione anche gli impianti di risalita di Monte Capraro, che consentiranno all'amministrazione comunale di completare l'offerta turistica relativamente agli sport invernali. Il ritorno alla normalità è ancora lontano, ma i segnali di vitalità che giungono da Capracotta rappresentano una speranza per tutto il Molise. Dal 15 febbraio gli amanti dello sci alpino potranno così tornare a frequentare Monte Capraro. Lo sci di fondo consente in maniera naturale il distanziamento fisico delle persone, proprio per questa ampia disponibilità di spazi e perché poi è uno sport individuale, quindi è assolutamente praticabile, non c'è nessuna possibilità di creare assembramenti. Per lo sci alpino posso dare questa bella notizia che abbiamo finito dei lavori importantissimi per la messa in sicurezza dei due impianti, della seggiovia e della sciovia. E quindi se il 15 febbraio si dovesse davvero riaprire, noi saremo nelle condizioni di farlo. Abbiamo già fatto il precollaudo, nei prossimi giorni la motorizzazione, il Ministero dei Trasporti farà il collaudo ufficiale, il collaudo definitivo. È una bella notizia perché dopo 3 anni di chiusura forzata finalmente può ripartire anche lo sci alpino. Lo voglio ricordare, è una stazione, una piccola stazione per lo sci alpino, è un po' la scuola elementare dello sci alpino, che però serve tantissimo perché accontenta le famiglie, serve ai bambini per imparare i rudimenti, diciamo, di questo sport. Ma comunque, insomma, alla fine di tutto questo ragionamento, io credo che possiamo dire che Capracotta riparte, ecco, mi piace metterla così e per dare questo segnale di incoraggiamento e di positività.